Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Gogolox Chatus Exquirere Pharmaforskungs GmbH ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Gogolox? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni assumere Gogolox durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è Gogolox? Gogolox è un farmaco a base del principio attivo ambroxolo cloridrato, appartenente alla categoria degli mucolitici e nello specifico mucolitici. È commercializzato in Italia dall'azienda Chatus Exquirere Pharmaforskungs GmbH. Gogolox può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Gogolox 10 mg barra erogazione Soluz. OSFL. 13 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Chatus Exquirere Pharmaforskungs GmbH ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe. C principio attivo. Ambroxolo cloridrato gruppo terapeutico. Mucolitici forma farmaceutica. Soluzione indicazioni trattamento delle affezioni broncopolmonari acute e croniche caratterizzate da turbe della secrezione ed espettorazione del muco. Posologia negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni. La dose standard sono 3 erogazioni 3 volte al giorno, corrispondenti a 90 mg di ambroxolo cloridrato al giorno. Un'erogazione è equivalente a 0,2 ml di soluzione e contiene 10 mg di ambroxolo cloridrato. Bambini di età inferiore a 12 anni. L'uso di Gogolox non è indicato nei bambini di età inferiore a 12 anni a causa dell'elevata concentrazione di principio attivo nella soluzione. Pazienti con insufficienza renale ed epatica. In caso di disfunzioni renali barra epatiche da moderate a gravi, il dosaggio di Gogolox deve essere adattato, vedi paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Gogolox deve essere assunto esclusivamente per via orale. Prima dell'uso, la cannula applicata all'erogatore deve essere arruotata a sinistra o a destra in posizione orizzontale. Evitare di piegare la cannula verso l'alto per evitare di danneggiarla. Prima di ogni uso rimuovere il cappuccio di protezione. Prima di usare il prodotto per la prima volta, premere 3 volte l'erogatore. La dose raccomandata deve essere spruzzata direttamente in bocca, premendo sull'erogatore del flacone e deve essere ingerita bevendo 240 ml di acqua leggermente gassata. Gogolox deve essere assunto lontano dai pasti. L'attività secretolitica di Gogolox viene favorita dall'assunzione di liquidi. Durata del trattamento. Senza consultare il medico, il trattamento non deve protrarsi per più di 4-5 giorni. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti di Gogolox. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego molto raramente sono state osservate gravi lesioni della cute, quali la sindrome di Stevens-Johnson e la sindrome di Liel, correlate all'assunzione di ambroxolo. In caso di comparsa di alterazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione la somministrazione concomitante di Gogolox e farmaci antitosse può causare un accumulo di grandi quantità di secreto bronchiale a causa della riduzione del riflesso tossivo. Pertanto, questa terapia combinata deve, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it assumere Gogolox durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Gogolox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza sono disponibili solo dati limitati sull'uso dell'ambroxolo in gravidanza, con particolare riferimento alle prime 28 settimane di gestazione. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Gogolox non ha alcun effetto o ha un effetto trascurabile sulla capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati frequenza degli effetti indesiderati è descritta come segue. Molto comuni, e un decimo, comuni, e un centesimo a. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi di sovradosaggio. Non sono mai stati riportati casi di grave intossicazione conseguenti a un sovradosaggio di ambroxolo.
I sintomi riportati includono agitazione di breve durata e diarrea. In generale, dosi giornaliere di 15 mg di ambroxolo cloridrato per chilogrammi di peso corporeo, somministrate per via parenterale o dosi orali fino a 15 mg/kg/giorno, sono state ben tollerate. In accordo con quanto osservato negli studi preclinici, un sovradosaggio importante può causare aumento della salivazione, nausea, vomito e calo pressorio. Trattamento dei sovradosaggi: in genere non sono richiesti trattamenti estremi quali vomito provocato o lavanda gastrica, che devono essere adottati solo in caso di un sovradosaggio importante. Pertanto, in tutti i casi di sospetto sovradosaggio, adottare una terapia sintomatica e di supporto. Proprietà farmacodinamiche: gruppo farmacoterapeutico. Mucolitici: codice ATC. R05CD06. L'ambroxolo, un derivato della benzilamina, è un metabolita della bromexina. La differenza rispetto alla bromexina è l'assenza del gruppo metilico e l'aggiunta di un. Proprietà farmacocinetiche: dopo somministrazione orale, l'assorbimento delle forme orali di ambroxolo è quasi completo e raggiunge la concentrazione plasmatica massima in 1-3 ore. La biodisponibilità assoluta dopo somministrazione orale è ridotta di dati preclinici di sicurezza, studi convenzionali non clinici di sicurezza in modelli di farmacologia generale, principalmente studi di tossicità per dose ripetuta, genotossicità, carcinogenesi, tossicità riproduttiva, confermano l'assenza di rischi particolari per l'uomo. A. Elenco degli eccipienti: trometamolo, per l'aggiustamento del pH, macrogol, 15, idrossistiarato glicerolo acesulfame potassico xilitolo sodio benzoato, e 211, levomentolo ammonio gliciribzinato etanolo, 96%, sodio idrossido, per l'aggiustamento del pH, acqua purificata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.